Per tentare di portare a soluzione il problema, giorno dopo giorno si susseguono incontri tra organi a vario titolo preposti alla sua soluzione. L'ultimo è di ieri pomeriggio, l'ennesimo, presso il Palazzo del Governo a Reggio Calabria. Questa volta ad affacciarsi per la prima volta sulla scena è stato lo squadrone guastatori del Genio Militare di Palermo. Tra i suoi alti ufficiali, essendo fuori sede il sindaco e impegnato il vice sindaco, si è intrattenuto a lungo col presidente Civico Consenso Caterina Panetta, con gli assessori Attilio Tucci, Antonio Cavallo e col consigliere Cosimo Petrolo Scicchitano. Dopo una prima acquisizione di dati sia topografici che storici riguardo al problema idrogeologico che ha determinato la criticità, i tre ufficiali hanno ispezionato l'alveo della Fiumara e le zone limitrofe per valutare la possibilità e le modalità della costruzione di un guado che, in attesa dell'avvio dei lavori per la costruzione del nuovo viadotto, possa far fronte alla circolazione di camion e autobus. E non manca la polemica politica in città. Falsità. Questi contenuti del comunicato diramato alla stampa da parte della maggioranza del comune di Caulonia. Giorno 5 settembre si è svolto in seduta straordinaria aperta, all'insaputa dei cittadini di Caulonia, un consiglio comunale con all'ordine del giorno la situazione del ponte sul fiume Allaro. Consiglio tutt'altro che all'insegna dell'unità e l'unanimità di intenti. La maggioranza ha manifestato tutto il suo squallore politico. Innanzitutto il consiglio, come da comunicazione ufficiale notificata dal presidente, era stato indetto non aperto ai cittadini. All'inizio dell'assemblea il presidente del consiglio manifesta l'esigenza di aprire il consiglio alla popolazione. Riteniamo, leggiamo il documento della minoranza, che questo è l'ennesimo segno inequivocabile che questa maggioranza non vuole parlare con i propri concittadini, ma soprattutto non vuole concedere loro la parola. Noi oggi siamo la forza politica trainante a Caulonia e faremo sì che le nostre idee politiche e la tutela dei bisogni dei cittadini vengano tutelati e rispettati. Questa maggioranza ha avuto la sfrontatezza di riportare sui giornali notizie assolutamente false. La seduta consigliare si è conclusa con un macabro teatrino da parte del sindaco e di alcuni consiglieri di maggioranza. Hanno solo dato certezze della loro incapacità di dare seguito al loro programma politico. Ancora una volta, a distanza di 3 mesi dalla richiesta di convocazione del Consiglio Comunale aperto ai cittadini sulla tematica del ponte, peraltro negatoci, questa maggioranza non è stata in grado di produrre un documento politico su questa problematica da portare in discussione all'interno del Consiglio.